Intende che vi abbia rinunciato. Onorevole Cajata. Grazie Presidente. Vede, tutti noi sappiamo che da ormai 2 mesi e anche più la nostra vita è profondamente cambiata per l'arrivo di questa epidemia che ha sconvolto il nostro Paese, creando una crisi sanitaria senza precedenti. A questa crisi sanitaria ormai oggi tutti iniziamo a capire che sta seguendo una crisi forse ancora più grave, una crisi economica che mette in ginocchio il nostro Paese. E tanti di noi nelle case aspettavano la telenovela del decreto la sera alle 20:30 per avere delle notizie speranzose rispetto al mondo dell'economia e rispetto al mondo degli imprenditori. E proprio mentre il Paese era in ginocchio, una sera è arrivato il nostro Presidente del Consiglio alle 20:30 con il suo bazooka e ha definitivamente steso invece la nostra economia. Ha steso la nostra economia e ha steso soprattutto i protagonisti della nostra economia. I protagonisti della nostra economia sono gli imprenditori. Vede Presidente, per suo tramite vorrei chiedere al Governo e alle sue anime che cosa sono per loro gli imprenditori, perché questo concetto è forse sconosciuto. Ieri sera chi ha visto la famosa trasmissione Porta a Porta ha sentito un imprenditore che gestisce 1200 punti vendita in Italia e nel mondo che diceva proprio questo: ma il Governo sa chi siamo? Sa che cosa facciamo? Sa dove siamo? Bene, lui lamentava un'assoluta mancanza del Governo rispetto a questa categoria, rispetto alla categoria degli imprenditori. Vede, una parte di questo Governo probabilmente intende gli imprenditori come coloro che vanno in banca, prestano dei soldi per iniziare delle iniziative che se vanno bene restituiscono, se non vanno bene non restituiscono ed entrano a far parte del famoso nel gran club dei grandi debitori del Monte dei Paschi di Siena, tanto per fare un esempio, o comunque imprenditori che appunto usavano questa banca come un bancomat dove si andavano a prendere i soldi, solo che non si metteva la tesserina del bancomat, si metteva la tesserina del PD per ritirare dei soldi. E questo purtroppo non dà una cognizione precisa di quelli che sono veramente gli imprenditori. Un'altra anima potrebbe dire che gli imprenditori sono i demoni, una razza aliena, quella razza che va soggetta solamente a tasse, o anzi diciamo meglio, una categoria a cui bisogna destinare tasse, burocrazia, accertamenti, come ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate in audizione in Commissione Finanze, quando rispetto a un sospiro di sollievo che tutti ci aspettavamo ha detto che però appena finisce l'emergenza 80.000 o non si sa 8 milioni di cartelle arriveranno ai nostri imprenditori, quindi soggetti a cui dobbiamo destinare tasse, burocrazia, accertamenti e infine sicuramente, per un giustizialismo pazzesco, manette, perché poi devono essere alla fine destinatari di manette. Allora vede Presidente, la nostra cognizione e la nostra idea invece di imprenditore è profondamente diversa da questa. Per noi l'imprenditore è colui che tutti i giorni, anziché elemosinare un aiuto o sperare in un'assistenza, si alza, apre le serrande alle proprie aziende nel tentativo di dare un reddito a sé e alle proprie famiglie, frutto esclusivo della propria intraprendenza e del proprio lavoro. L'imprenditore è colui che ha una scintilla, che cerca di dare al nostro Paese una destinazione diversa. L'imprenditore è colui che mette a frutto il suo ingegno, la sua intuizione, la sua capacità di percepire prima degli altri i bisogni per creare dei servizi che appaghino questi bisogni. Bene, questa categoria è quella che, come diceva ieri sera appunto questo imprenditore, è in via di estinzione, senza sapere però che questa categoria è quella che versa tutti i mesi con le proprie tasse, con i propri contributi, le entrate allo Stato che permettono a questo Stato di mantenere in vita un sistema assistenzialistico che vuole mettere in piedi
E allora, se noi secchiamo la pianta da cui arrivano i frutti che servono per dare alla nostra nazione tutti gli aiuti, noi non andiamo da nessuna parte. Questa desertificazione del mondo dell'impresa non può continuare. E allora gli imprenditori oggi chiederebbero... Concluda? Sì, chiederebbero, e illustro questo ordine del giorno che si rivolge alla categoria degli imprenditori che gestiscono le palestre, che tutti noi, credo, frequentiamo abitualmente, vogliono ripartire, ma almeno, anziché come state facendo da giorni, discutere se regolarizzare gli immigrati o meno, anziché discutere quando ripartire, dite a queste categorie come devono ripartire. Stilate dei protocolli sanitari condivisi fra le associazioni di categoria, i rappresentanti delle categorie, perché voi come deve si concludere fa, onorevole Cajato. Grazie. Voi come si fa non lo sapete, fatevi aiutare e create dei protocolli condivisi con cui questi imprenditori possano riaprire le loro palestre. Grazie. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Ciaburro. Grazie Presidente. Siamo qui, 4 maggio superato, ormai siamo al 13, fase 1, fase 2, fase 1.5, 1 più 1, sostanzialmente poco è cambiato. Le regioni restano negli loro spostamenti un evento eccezionale e straordinario. Si parla di voucher no, 600.000 immigrati sì, l'autocertificazione continua a rimanere. Ma l'unica vera novità è quella di respirare un po' di libertà, quantomeno nei comuni. Comuni che tuttavia sembrano essere agli occhi di questo esecutivo figli di un dio minore. Basti vedere le numerose proposte emendative che vengono inoltrate a qualsivoglia provvedimento e l'idea è sempre la stessa. Limitiamoci a scaricare la competenza sui comuni e poi diventerà un loro problema. Da amministratore locale penso di poter parlare per molti sindaci d'Italia. Questo atteggiamento, oltre che denotare una grandissima superficialità da parte di chi lo propugna, non fa che indebolire i sindaci di tutti i comuni italiani, che sono diventati ora più che mai il primo presidio dei cittadini sul territorio, che hanno dovuto in questi mesi interpretare per i propri cittadini decreti farraginosi, incomprensibili e anche un peggio le anticipazioni su Facebook. Sono certa che i signori del governo, se avessero fatto per un mandato il sindaco in uno degli 8.000 comuni d'Italia, avrebbero avuto più rispetto per le fasce tricolori e per ciò che rappresentano. Esse sono il primo presidio della democrazia. Non dimenticatelo, mai. Il tema del trasporto scolastico, oggetto di questo ordine del giorno, vi è sembrato una banalità e come tale lo avete affrontato con superficialità. Nel decreto Cura Italia, infatti, durante la fase di conversione è stato aggiunto il comma 4 bis all'articolo 92, il quale dispone che, letteralmente, ai gestori di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico non possono essere applicate dai committenti dei servizi, anche laddove previste, decurtazioni di corrispettivo in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Sebbene sia stato corretto sostenere le aziende di trasporto pubblico, è inaccettabile però non aver immaginato un ristoro economico alle pubbliche amministrazioni. In breve, si scarica ai comuni l'onere di pagare a fronte di un servizio non effettuato o parzialmente effettuato per garantire la continuità dei gestori del trasporto pubblico e scolastico. Chi paga? Vorrei notificare a titolo puramente informativo che i comuni sono massacrati, ridotti all'osso e ormai senza risorse per provvedere ad una voce di spesa di questo tipo, senza considerare i maggiori oneri e costi, diretti ed indiretti, dovuti alla crisi da coronavirus. Posto che il trasporto pubblico è un servizio essenziale e garantire la continuità anche agli operatori del settore è un dovere, è altresì un dovere, non una cortesia, che quando si scaricano oneri sugli enti locali si provveda poi a dar loro gli strumenti e le risorse per sostenerli. Pare quasi si voglia tornare ad un livello di mobilità paragonabile agli anni 40. Proponete biciclette, monopattini, ma dimenticate che l'Italia è anche montagne e colline. Biciclette che non hanno le corsie preferenziali perché da anni non ci sono più fondi per le piste ciclabili e non sono state mai completate. Abbiamo il parco autobus più vecchio d'Europa.
Roman è un esempio, vero che Cuba è un vostro riferimento, ma noi saremmo la patria dell'Iveco, ovvero di chi li ha inventati i pullman. Vista la vostra chiara propensione alla regressione dei trasporti, vorrà dire che i comuni d'Italia dovranno prevedere delle mangiatoie e degli abbeveratoi per i cavalli che tireranno i calessi. Magari così saranno anche utili per i costi di gestione dell'erba. Con questo ordine del giorno Fratelli d'Italia riafferma una delle richieste che porta avanti dall'inizio di questa crisi, semplice e di buon senso: dare ai comuni la liquidità necessaria per sostenere le nuove funzioni che questa emergenza ha creato, semplificare e sburocratizzare. Smettetela di inventare soluzioni fuori dal tempo e totalmente disconnesse dalla realtà e dai bisogni veri dei cittadini. Era, è il momento di immaginare nuove scuole, ecocompatibili, rinnovabili, luoghi pieni di luce e di colori, dove la sicurezza dei nostri studenti sia al primo posto e non che debbano rischiare di non tornare a casa perché un soffitto crolla. Ma anche qui zero investimenti, scuole chiuse, famiglie che devono accompagnare i computer per tutta la fase della didattica online. Comuni, computer che sono l'unica o sembrano l'unica socialità, dimenticandovi anche qui che una famiglia su tre non possiede internet né adeguati strumenti tecnologici. Concluda, onorevole. Per i numerosi giga di cui necessita la didattica online. O i territori, come dicevano giustamente prima, che non sono ancora coperti dalla banda ultralarga. A questo Paese, ora più che mai, serve una guida sicura che sappia delineare un percorso che ci conduca fuori da questa situazione. La maggior parte degli italiani ha capito dove ci state portando, o meglio, dove non sapete condurci. Non tutti siamo pecore o capre da tenere in un recinto. Meritiamo rispetto ed una classe dirigente che non voglia elevarsi a Churchill. Ci basterebbe solo un po' di buonsenso e di sano realismo, oltre ad un grande senso di patria. Deve concludere, cosa che onorevole. Non state dimostrando di avere. Grazie. Ha facoltà di intervenire.